Una delle maggiori preoccupazioni per quanto riguarda Bitcoin è il suo consumo energetico. La rete Bitcoin, infatti, consuma molta energia elettrica, ma quello che non tutti sanno è che questo consumo, nell'arco degli anni, anzi io direi dei decenni, andrà a diminuire. Ora provo a spiegarvi perché, ma attenzione, è un po' difficile, ok? Quindi mi raccomando, cercate di comprendere con calma perché questi concetti non sono proprio banali. Partiamo innanzitutto con il dire che il consumo di Bitcoin non deriva dalle transazioni, sì, le transazioni consumano energia ma pochissima, ma deriva soprattutto dal mining, cioè dalla cosiddetta proof of work, l'attività, il lavoro che deve essere fatto per convalidare i blocchi. Ebbene, per ogni blocco convalidato ad oggi vengono regalati a chi lo convalida, a chi lo mina, 12,5 bitcoin, ovvero più di 40.000 euro. Ogni singolo blocco. C'è un blocco ogni 10 minuti, quindi ogni 10 minuti la rete Bitcoin ad oggi regala ai miner 40.000 euro, più di 40.000 euro ogni 10 minuti. Questi soldi vanno al miner che riesce a convalidare per primo un blocco. Ora, se volete, in un altro video ho spiegato meglio come funziona il mining, invece in questo spiego solo perché il consumo diminuirà. Il lavoro che è chiesto al miner per convalidare un blocco consuma moltissima energia elettrica, ma tanto se prende 40.000 euro per ogni blocco minato, insomma, può investire moltissimo denaro in corrente elettrica per minare. In realtà poi la situazione è più complessa perché il mining è una competizione, riceve il premio solo il singolo miner che riesce a minare un blocco e non è sempre lo stesso, quindi bisogna tentare di minare molti blocchi in perdita, quindi senza riuscirci, prima di arrivare a minarne uno. Quindi insomma, non è che per ogni singolo blocco io spendo 39.000 euro di corrente, ne ricavo 40.000 e 1.000 me li metto in tasca. In realtà probabilmente passano molti e molti blocchi prima che io riesca a minarne uno. E viste le cifre, c'è gente che mina con una potenza di calcolo pazzesca e esagerata e si porta a casa la maggior parte dei blocchi. Ma attenzione, questo premio, che attualmente è 12,5 Bitcoin, dimezza ogni 4 anni. Guardate qua, su questo sito, metto il link in descrizione, c'è il countdown che ci dice quando avverrà il prossimo halving, cioè il prossimo dimezzamento del premio dei miner. Avverrà circa il 24 maggio del 2020 e porterà il premio da 12,5 a 6,25 Bitcoin. Quindi, in altre parole, a partire dal 24 maggio 2020, di colpo di punto in bianco da un momento all'altro, i ricavi dei miners dimezzeranno. E loro non potranno fare assolutamente niente per fermarlo. Questo è così, punto e basta. Quindi potranno fare un'unica cosa: ridurre i costi. Nel momento in cui si riduce inevitabilmente, anzi si dimezzano i ricavi, l'unico modo per continuare a guadagnare è dimezzare anche i costi. Infatti, ricordatevi che l'obiettivo dei miner è guadagnare, non è che lo fanno così per spirito di condivisione oppure per la gloria o per beneficenza, loro lo fanno per guadagnare. Quindi, visto che devono guadagnare, perché quello è il loro obiettivo, se si riducono i costi, per forza di cose dovranno ridurre anche i consumi, 100%. Ora, qual è il principale costo dell'attività di mining? È il consumo di energia elettrica. Quindi, se dovranno di punto in bianco dimezzare i costi, non potranno fare altro che ridurre il consumo di energia elettrica. Quindi, il 25 maggio del 2020, il consumo di energia elettrica di Bitcoin si sarà ridotto rispetto al 23 maggio 2020. E questo oramai lo possiamo dare come un dato assodato. Certo, in teoria sarebbe anche possibile che non accada, ma è talmente poco probabile che non accada che possiamo considerare completamente irrilevante questa ipotesi. Accadrà. Questi halving, oltretutto, avvengono circa una volta ogni 4 anni, 3 anni e mezzo più o meno.
Quindi nel 2024 riaccadrà nel 2028, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto il premio per i miner verrà azzerato e i miner dovranno accontentarsi delle fee. C'è un altro video in cui spiego bene che cosa accadrà quando i premi finiranno. Questo ovviamente i miner lo sanno benissimo, quindi hanno già una strategia per il 25 maggio 2020. Una strategia che dovrà necessariamente passare per una riduzione dei costi, anzi per un dimezzamento dei costi. Ora però attenzione, c'è anche un altro fenomeno che incide sui consumi di Bitcoin ed è il prezzo di Bitcoin. Perché? Quei 12,5 bitcoin sono sempre gli stessi e diventeranno 6,25, eccetera, ma il loro valore cambia. Quindi, se il loro valore aumenta nel corso del tempo, possono essere anche aumentati i costi e quindi i consumi, che è quello che sta avvenendo a partire dal precedente halving. Dovete sapere, infatti, che di questi halving, di questi dimezzamenti, ce ne sono già stati due, uno nel 2012 e uno nel 2016. Il prossimo sarà nel 2020. E quindi, da allora, cioè dal momento dell'halving del 2016, in realtà i consumi sono aumentati. Perché? Perché è aumentato di molto il prezzo. Pensate che quando c'è stato l'ultimo halving, il prezzo di Bitcoin era circa 600 euro. Dall'epoca è salito fino ad arrivare quasi a 20.000 e poi è risceso. Comunque adesso siamo a circa 3.900-4.000, quindi molto di più. Quindi dall'epoca il consumo è aumentato di Bitcoin perché? Perché essendo aumentato il valore dei premi in Bitcoin, può essere aumentato il costo e visto che è una competizione il mining, tutti fanno a gara a investire il più possibile per cercare di essere i primi, di arrivare per primi e di minare quanti più blocchi possibile. Quindi, se dopo il 24 maggio 2020 il prezzo di Bitcoin continuasse a salire, i costi di produzione, scusate, di estrazione di Bitcoin, quindi i costi del mining, potrebbero tranquillamente tornare a salire e quindi far salire anche i consumi. Quindi noi abbiamo due fenomeni contemporanei. Da un lato il rialzo dei prezzi di Bitcoin che porta a un rialzo dei costi e quindi dei consumi del mining. E dall'altro l'halving che una volta ogni 3 anni e mezzo, 4, dimezza il premio e quindi i ricavi del mining e quindi di conseguenza anche i costi e i consumi. Ad oggi il primo fenomeno, cioè l'aumento del prezzo, è preponderante e quindi i consumi di Bitcoin sono in costante aumento. Costante per modo di dire, nel senso che ogni tanto scende un po', poi ogni tanto risale, però il trend è quello di una crescita. E i due halving precedenti, quello del 2012 e quello del 2016, non sono stati in grado di fare un granché la differenza. Il consumo ha continuato a salire. A mio parere, anche il prossimo halving, quello del 2020, non dovrebbe avere chissà quale particolare impatto. E probabilmente il prezzo potrebbe continuare a crescere, quindi il consumo potrebbe continuare a crescere lo stesso, ma tra un po' di tempo diventerà più significativa la riduzione, del premio perché ad un certo punto il prezzo di Bitcoin potrebbe smettere di crescere. Cioè, se il primo dei due fenomeni in atto, quello che fa aumentare il consumo di energia elettrica, dovesse arrestarsi, cioè la crescita del prezzo, ecco che il secondo, che invece andrà avanti praticamente in eterno finché il premio non si sarà azzerato, potrebbe diventare preponderante. Quindi oggi il primo fenomeno, quello che fa aumentare i consumi di Bitcoin, è preponderante rispetto al secondo e quindi i consumi continuano ad aumentare. Un domani sarà preponderante il secondo fenomeno, quello che riduce i consumi, rispetto invece al primo, che probabilmente andrà o a esaurirsi oppure comunque a ridursi tantissimo in modo da non essere poi così tanto significativo. Pertanto, ancora per qualche anno, io direi diversi anni, forse anche un decennio o forse anche qualcosa in più, il consumo di Bitcoin continuerà ad aumentare. Ma attendere tra qualche decennio inizierà a ridursi perché? Perché il mining guadagnerà sempre di meno e sarà costretto per forza di cose a ridurre i costi e quindi i consumi di energia elettrica. Ovviamente il consumo non si azzererà mai e anche quando calerà forse
non calerà in modo così drastico, perché se il prezzo di Bitcoin un domani, quando il secondo fenomeno, cioè l'halving, diventerà dominante per quanto riguarda i consumi, se il prezzo sarà, di Bitcoin sarà elevato, beh, probabilmente il mining sarà comunque un'attività abbastanza redditizia, e quindi comunque a grosso consumo. Quindi attendere, prima o poi inizierà un calo dei consumi di Bitcoin, però comunque il consumo rimarrà abbastanza elevato probabilmente. C'è però da dire che più in là con gli anni, quindi non tra 10 o tra 20, ma magari tra 50 anni, quando il premio si sarà ridotto quasi ad essere irrilevante, e i miners dovranno accontentarsi delle fee, beh, allora in effetti il consumo dovrà davvero essere ridotto per forza di cose, perché il mining diventerà un'attività non molto redditizia. Ovvero c'è da ipotizzare che il mining non renderà 40.000 euro ogni 10 minuti come adesso, da dividere ovviamente fra tutti i miner, ma probabilmente renderà di meno. Difficile a dirsi quanto, però probabilmente saremo su cifre decisamente inferiori. Inoltre c'è un ultimo aspetto molto interessante, ovvero quello che per gestire grandi volumi di transazioni si utilizza una nuova tecnologia che si chiama Lightning Network. Lightning Network non ha bisogno del mining, nel senso che il Lightning Network funziona con dei canali peer-to-peer che vengono gestiti direttamente da chi lo usa e dai nodi di Lightning Network. Questi canali usano il mining solo due volte, quando vengono creati e quando vengono chiusi, mentre durante tutto il tempo in cui vengono aperti non usano il mining e consumano pochissimo, perché il consumo è solamente quello dell'energia elettrica che serve per usare il canale o far funzionare il nodo, quindi pochissimo consumo. Quindi in futuro si useranno sempre di più queste nuove tecnologie a basso costo e basso consumo, e la tecnologia originale, quella del mining, che comunque andrà avanti, pian piano andrà a ridursi. Quindi si ridurrà la redditività del mining, si ridurranno i costi e si ridurranno i consumi. Quindi attendere, il consumo energetico di Bitcoin è destinato a ridursi. Non sappiamo bene quando, ci vorrà un sacco di tempo, ma accadrà. Spero di avervelo spiegato in maniera semplice e chiara, altrimenti ricordatevi che se ci sono ancora dei dubbi o delle domande, scrivetemi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Un saluto, ciao.